Mi chiamo Leonardo Cecchi e interpreto Aladdin nello spettacolo Aladdin il musical geniale. Aladdin è un ragazzino, lo vediamo all'inizio della storia, insicuro e incerto del suo futuro, pigro per quello che riguarda il lavoro ma non riguardo all'entusiasmo che ha per la vita, per l'amore, e lo vedremo nel corso della storia crescere e maturare in un giovane uomo. Appena entro nel mio camerino mi piace accendere una luna azzurra, quella che ricorda un po' quella dello spettacolo effettivamente, perché mi piace mettermi già in quell'ottica lì appena entro nel camerino. Mi ricordo che cosa dovrò andare a fare e mi guardo attorno e vedo un sacco di oggetti che mi ricordano chi sono io, da dove vengo e delle persone che ho attorno, perché tanti di questi oggetti sono stati regalati dai miei colleghi, che ormai oserei chiamare una famiglia, perché so che mi supportano e mi guardano sempre le spalle come io cerco di fare con loro. Poi ho il riscaldamento vocale, almeno 20 minuti di esercizi di riscaldamento, e poi passo al trucco. È un onore per me poter interpretare questo ruolo, perché è un personaggio così iconico. Tanti ragazzi ci si rispecchiano e ce la metto tutta ogni sera per rendergli giustizia. Ricordo che fin da piccolino Aladdin mi piaceva tantissimo, perché io mi ci rispecchiavo un sacco. Mia sorella ovviamente amava la storia per il ruolo di Jasmine, ci si rispecchiava, ma io mi trovavo in Aladdin per quella sua pigrizia, un piccolo mascalzone che non ha voglia di lavorare. Io non avevo voglia di fare i compiti, quindi lo capivo subito, ma quella passione per l'amore e l'avventura è una cosa che mi ha sempre accompagnato. Insomma, Aladdin mi ha capito fin da piccolino. Per riscaldarmi faccio almeno 20 minuti se non mezz'ora di riscaldamento fisico, e spesso questo lo faccio con il resto del cast, in particolare con il corpo di ballo, perché chi meglio di loro sa usare il proprio fisico, quindi mi affido a loro per questa parte. È molto importante scaldarsi fisicamente, perché questo spettacolo comprende acrobazie ed è molto fisico, essendo un family show. L'energia è sempre a mille e questo ha anche un peso fisico non indifferente, quindi il riscaldamento e la consapevolezza del corpo è molto importante prima di ogni spettacolo. Questo ruolo mi ha messo a dura prova, perché non mi sono mai imbarcato in un progetto artistico che mi richiedesse di cantare, ballare e recitare su un palco davanti a un pubblico dal vivo. Per questo nel periodo di prove ho dato tutto me stesso. A testa bassa ho ascoltato i consigli di tutti, colleghi, insegnanti, regista ovviamente. Maurizio Colombi mi ha supportato tantissimo in questa mia crescita e sono contento di aver avuto questa opportunità. Sono sicuro che farà una differenza nel mio futuro. Inoltre c'è un ponte tibetano, molto bello, e mi arrampico anche giù da una colonna, quindi una grande adrenalina. Però richiede anche che ci siano dei sistemi di sicurezza, quindi li controlliamo sempre prima di ogni spettacolo. E poi mi diverto sempre a guardare tutto il teatro dall'alto. E dopo tutto questo non resta altro che andare su quel palco e abbandonarsi a un mare di emozioni che porteranno un ragazzino a vivere l'avventura della sua vita e a capire l'importanza dell'amicizia e dell'amore.